Buongiorno a tutti, io sono Flavio Quelcioli e sono presidente del club degli Scorpioni, lui è Fabio e si è fatto tanti chilometri per essere qua con noi perché è presidente di un'APA di Brescia. Lo scopo di queste iniziative, soprattutto dopo un periodo di pandemia che ha creato disastri, è quello di riunire tante persone, dal ragazzo di 20 anni al signore di 60, in nome di una passione che per noi è vita e che è il marchio Abarth. Ovviamente sempre nell'ottica dell'aggregazione per ragazzi, meno ragazzi, famiglie e anche perché poi coppie, si mangia, si diverte. E si porta avanti il marchio dello Scorpione come abbiamo sempre fatto da tanti anni a questa parte. Ovviamente entrambi facciamo parte di un club nazionale che racchiude tutte le nostre entità e che poi va anche a promuovere questo tipo di iniziative che sono aperte a tutti i possessori Abarth. Noi non siamo un circolo chiuso, al contrario, siamo un circolo aperto. Assolutamente 365 giorni all'anno. E non possiamo far mancare il ringraziamento al comune. Assolutamente, al comune di Orvieto, alla sindaca che conosciamo benissimo, però è sempre un piacere arrivare a Orvieto per l'accoglienza, per l'organizzazione, per la disponibilità. Un abbraccio grande e un ringraziamento al sindaco di Orvieto, all'assessore allo sport, al capitano della polizia locale e a tutti voi che ci state ospitando in questa magnifica città e in questa magnifica piazza. Veramente grazie ad Orvieto. Saluto agli amici che l'abbiamo accolti con tanto entusiasmo, perché ci hanno fatto vedere qualcosa che ancora di bello c'è in Italia, di bellissimo c'è in Italia, e con questi mezzi spaventosi, uno vede una scatolina piccola così c'è tutto dentro proprio, c'è la velocità, c'è la sicurezza, c'è tutto. È un modo per ripartire anche con le Abarth e ci siamo messi a disposizione in toto per questo bel evento che viene fatto qui a Orvieto. Speravamo di portarlo al Duomo, però purtroppo ci sta. La prossima volta li porteremo al Duomo, al centro del Duomo, ma ci ha fatto veramente immenso piacere ospitare questi mezzi spettacolosi. Io sono un pochino più grande, mi ricordo gli inizi delle Abarth con l'850 Abarth Nürburgring, che erano missili terra-aria, solo che non erano sicuri, come sono sicuri di questo. Perciò vedere una piccola macchina con tante accortezze per la sicurezza, per la vita, è una cosa spettacolare. L'entusiasmo anche di queste persone che vengono qui ad Orvieto con questi mezzi proprio per il piacere di stare insieme. Siamo veramente contenti come amministrazione comunale di aver ospitato questo magnifico raduno. Thank you.